Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il TG Diocesano, il servizio di informazione religiosa della Diocesi di Viterbo. Anche questa settimana sono molte le notizie della nostra diocesi, quindi iniziamo subito con le notizie flash. Si è svolta lo scorso 19 maggio l'inaugurazione della mostra Anfratti e la presentazione del libro di poesia del Vescovo Piazza presso la biblioteca del Centro Diocesano, alla presenza dell'artista Alfredo Rapetti Mogol, del critico d'arte Francesco Gallo Mazzeo e del nostro Vescovo. A riguardo seguirà un servizio di approfondimento del nostro direttore Don Emanuele Germani con le interviste ai due protagonisti, il Vescovo Piazza e Mogol. Sostieni Caritas Viterbo con il 5 per 1000. Il codice dell'associazione di volontariato Emmaus Caritas è 0167 4120 561. Si celebrerà questa domenica 28 maggio Maria Santissima Liberatrice, protettrice di Viterbo. Inizia ad essere venerata il 28 maggio del 1320 a seguito della protezione accordata dalla Vergine alla città dei Papi, martoriata da violente calamità naturali e da gravi discordie civili. I viterbesi, in base alle cronache del tempo, ritrovarono la pace ai piedi dell'immagine della Madonna, da quel momento proclamata loro liberatrice. Per solennizzare tale consacrazione, la magistratura fece dono al santuario di una riproduzione in argento della città. L'antico statuto del 1344 stabilì che la sua festa si celebrasse ogni anno nel lunedì di Pentecoste. Quindi domenica 28 maggio alle ore 17:30 si terrà il raduno in piazza del Comune con il saluto ed il discorso del priore della comunità agostiniana, padre Giuseppe Scalella, e la sindaca Chiara Frontini. Alle ore 18 prenderà il via la solenne processione da piazza del Plebiscito con la partecipazione del Vescovo Piazza, delle autorità religiose e civili, dei facchini di Santa Rosa, del Sacro Militare Ordine dei Cavalieri Costantiniani di San Giorgio, del corteo storico, dei musici e sbandieratori del pilastro e delle confraternite, con il discorso e la benedizione del Vescovo e l'atto di affidamento della città di Viterbo a Maria Santissima Liberatrice, a seguire Santa Messa di chiusura. Sabato 24 giugno si celebra la Giornata Internazionale contro l'abuso e il traffico illecito di stupefacenti. A riguardo, presso il CEIS San Crispino da Viterbo, alla Quercia, si terrà un incontro che avrà inizio alle ore 11 con la Santa Messa celebrata dal Vescovo di Viterbo. A seguire gli interventi delle autorità regionali, provinciali e comunali. L'evento si concluderà con un pranzo all'aperto. I fedeli di Casteldasso hanno voluto organizzare un evento per unirsi alla manifestazione nazionale La Lunga Notte delle Chiese. L'appuntamento è per venerdì 9 giugno alle ore 20:30 presso la chiesa di Casteldasso. Le associazioni coinvolte sono persone che frequentano questa piccola realtà di chiesa rurale, posta nel crocevia via Francigena, strada Signorino Etrusca e sito Casteldasso. Vuole essere un momento per condividere il percorso che la piccola comunità sta facendo con la guida di Don Gianni Carparelli. All'evento parteciperanno il gruppo di rievocazione medievale La Contesa e la Scuola Cantorum di Santa Maria della Quercia. L'evento è sostenuto dall'Unione Cattolica Stampa Italiana di Viterbo. Insieme verso Lisbona, al via il terzo incontro di preparazione alla Giornata Mondiale della Gioventù, obbligatorio per gli iscritti, aperto a tutti, in programma venerdì 26 maggio alle ore 21 al convento di Sant'Antonio a Vitorchiano. Sarà presente il Vescovo Piazza. La Caritas di Viterbo comunica che presso il centro di ascolto diocesano ogni martedì dalle ore 9 alle 11 è attivo uno spazio famiglia di ascolto orientamento curato dalla cooperativa Zoe. Gli operatori dello spazio famiglia sono disponibili a presentarsi in parrocchia anche nei momenti del GRES per far conoscere il servizio. Per informazioni telefono 345 5610 232.
70 anni del Centro Studi Bonaventuriani di Bagnoregio, 1953-2023, tra passato, presente e futuro. E questo è il tema del convegno che si svolgerà a Bagnoregio dal 26 al 28 maggio presso l'Auditorium Vittorio Taborra. Il programma di questi tre giorni prevede all'apertura la presenza sia del Cardinale Fortunato Frezza che del Vescovo di Viterbo Orazio Francesco Piazza. Tra i relatori del primo giorno ricordiamo Mauro Letterio, presidente del Centro Studi Bonaventuriani di Bagnoregio, Carmelo Pandolfi della Pontificia Università Regina Apostolorum di Roma, Don Alfredo Cento dell'Istituto Teologico San Pietro di Viterbo e Stefania Quilici, docente emerito all'Università della Campania. Sabato 27 maggio invece interverranno Laure Solignac dell'Institut Catholique di Parigi, Pietro Maranese, direttore e docente di studi francescani di Assisi, e Matteo Casarotto della Pontificia Università Gregoriana di Roma. Nel pomeriggio i relatori saranno Alessandro Ghisalberti, Favina Lemao e Stefano Ecobi. Nella giornata conclusiva del 28 maggio sono previsti gli interventi di Luciano Micali dell'Università di Helsinki, Dario Tardoni dell'Università di Perugia e di Vincenzo Battaglia della Pontificia Università Antoniarum di Roma. La Diocesi di Viterbo seguirà in diretta streaming l'apertura dei lavori del convegno oggi, venerdì 26 maggio. Si è svolta oggi alle ore 18 la Santa Messa in onore di San Filippo Neri nel giorno della ricorrenza liturgica della sua morte, avvenuta il 26 maggio del 1595 a Roma. La Santa Messa è stata celebrata presso la chiesa di San Martino al Cimino. Si terrà domani 27 maggio la veglia di Pentecoste, vieni Spirito Santo, vieni Maria, presso il santuario di Maria Santissima Liberatrice. Alle ore 21 si reciterà il Santo Rosario, mentre alle ore 22 la veglia di preghiera. Arzilla lucida, simpatica e schietta, tantissimi auguri alla signora Auda per le sue 102 candeline. A festeggiarla il sindaco di Castiglione in Teverina, Leonardo Zannini, insieme al parroco Don Alfredo Cento. Tanti cari auguri anche dalla redazione del nostro TG Diocesano. E con questa lieta notizia io vi saluto e ora è la volta del focus del nostro direttore Don Emanuele Germani, che come accennavo all'inizio del TG ha intervistato in occasione dell'inaugurazione della mostra Anfratti e della presentazione del libro di poesia del Vescovo Piazza, sia il nostro Vescovo che l'artista Mogol. A seguire i servizi di approfondimento dei nostri collaboratori e poi lo spot della CEI sulla firma dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica. Grazie per l'attenzione, buona serata e appuntamento al prossimo venerdì. Venerdì 19 maggio, presso il Polo Monumentale Colle del Duomo, Sua Eccellenza Monsignor Orazio Francesco Piazza e Alfredo Rapetti Mogol, moderati da Francesco Maria Toro, hanno presentato la mostra e il libro di poesie Anfratti di Monsignor Vescovo alle autorità presenti e al pubblico intervenuto. Alle 17.30, presso la Sala Conferenze del Cedido, il Vescovo di Viterbo e l'artista hanno dialogato tra loro e con il pubblico, valorizzando da differenti prospettive l'importanza della parola. Una collaborazione bella tra i due protagonisti, come ci racconta ai nostri microfoni il nostro Vescovo. È il frutto di una collaborazione, di un dialogo che nasce 10 anni fa. Nel presentare alcune opere del maestro nasce un'amicizia che diventa un percorso condiviso tra due condizioni di vita. E si è sviluppato negli anni al punto da arrivare poi sotto queste due forme simboliche a trovare una sintesi. Evidentemente è un estratto di poesie che è un corpus più completo, ma queste sono proprio la sintesi di una serie di esperienze di vita. I lavori del maestro Alfredo Rapetti Mogol, che rimarranno in esposizione nelle sale del Museo Colle del Duomo fino al 10 giugno, hanno trovato ispirazione nelle poesie scritte proprio da Monsignor Orazio Francesco Piazza. Beh, è stata una grande sfida, è un grande onore, anche con alcune difficoltà, perché riuscire a tradurre in segno, dare un'immagine a un corpus poetico così profondo,
è stata una bellissima sfida. Il problema è riuscire a trasporre qualcosa in immagine senza perdere quello che era la profondità, la luce, il senso. E non per niente tutte le opere prodotte per questo libro si chiamano poesia, proprio perché non volevo, dovevano essere trasposti in un'immagine omogenea. Questa è stata un po' la difficoltà, però devo dirti che non è stato un limite, ma in fondo mi ha allargato alcuni orizzonti, proprio cercare di andare in profondità, perché si dice, no, che entrando sempre di più nel particolare si arriva all'universale. E quindi questa è stata un po' la sfida e che mi ha estremamente stimolato, devo dire, e mi ha toccato, mi ha anche sorpreso, poi perché invece in fondo non. Da dei limiti si è arrivato a avere delle aperture maggiori, un orizzonte ancora più vasto da quello che supponevo all'inizio. Anfratti è un corpus poetico letteralmente tradotto in immagini, nel tentativo di ampliarne il significato spirituale. Rapetti Mogol è riuscito attraverso le sue opere a dare alle parole di Monsignor Piazza un corpo visivo, allargandone la comprensione e la percezione attraverso il segno. Un testo, quello del vescovo, pieno di significato. È un tracciato che attraversa varie fasi della vita e tocca varie condizioni di vita, soprattutto gli ambienti. Si parla di natura nel contesto in cui sono nato e poi esperienze interiori nel processo di una formazione che mi ha portato poi a sperimentare il pieno dono di sé. Fino a concentrarsi su quella che per me è la condizione essenziale del mio percorso interiore, la croce. Le connessioni, le riflessioni e i significati delle opere e degli scritti, e come queste si siano relazionate tra loro, sono emerse sia nell'incontro iniziale sia durante l'inaugurazione della mostra, alla presenza anche di Sua Eccellenza il Prefetto di Viterbo e del Presidente della Provincia, dove i testi assumono un dialogo diretto con quadri e sculture. Preziosi contributi alla riuscita della manifestazione sono stati quelli del critico Francesco Gallo Mazzeo, e la lettura delle poesie da parte di Stefano Nazzaro, voce speaker della RAI. Un libro denso e carico di emozioni personali del vescovo, che gli è costato sacrificio. La poesia è una grande sintesi, ma è anche il segno di una grande intimità, più che la fatica interiore di fissare quelle che erano le emozioni, le esperienze che mi toccavano fin nel fondo dell'anima. E quelle di esporle di per sé, in genere si scrive per se stessi, è come mettere a nudo la propria anima, ma in questo caso l'altruismo diventa forse la via più praticabile, perché non consentire ad altri di fermarsi a riflettere per passare poi alla contemplazione, sperando che qualche frase, che qualche intuizione e soprattutto la condivisione di alcune esperienze possa giovare. La mostra e il catalogo sono disponibili presso il Museo Colle del Duomo in Piazza San Lorenzo tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19 fino al 10 giugno. Per maggiori informazioni si può contattare la pagina web di www.archeoares.it. Emanuele Germani, Viterbo, Diocesi Informa. Il progetto Vediamo è un progetto nato dalla Caritas Diocesana di Viterbo che ha lo scopo di dare ai giovani studenti universitari l'opportunità di crescere all'interno di una co-housing solidale. Questo vuol dire che gli studenti che usufruiranno di questi servizi avranno modo di conoscere i servizi Caritas e essere protagonisti del cambiamento all'interno della nostra comunità. Abitiamo è continua relazione, crescere insieme e famiglia. È dare il tuo tempo per ricevere un insegnamento di vita in cambio. Abitiamo è punto di incontro e relazioni. Abitiamo è opportunità che diventa realtà. Me abitiamo il crescere insieme. Abitiamo per me vuol dire ascoltare e dare voce a chi voce non ha.
Andare, vedere, ascoltare, parlare col cuore. Queste parole di Papa Francesco su come stare nell'informazione e nella comunicazione è il titolo del corso di formazione per giornalisti organizzato da Uxilazio e Ordine dei giornalisti del Lazio in collaborazione con Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, UECA, Web Cattolici, Fische Lazio, Federazione Italiana Settimanale Cattolici e Università LUMS. Il corso si è svolto venerdì 19 maggio presso la Sala Giubileo della LUMS, una mattinata ricca di interventi, aperta dai saluti e ringraziamenti del presidente Uxilazio Maurizio Dischino. Un ringraziamento particolare all'Ordine dei giornalisti del Lazio, ha detto, perché saremo insieme sul territorio per la formazione. Siamo già stati a Viterbo in un bel corso e saremo il 26 maggio a Velletri con Informare con Carità. La parola poi a Francesco Bonini, rettore dell'Università LUMSA, a Don Stefano Cascio, consulente ecclesiale Uxilazio, e a Angelo Zema, delegato Fische Lazio. I lavori sono stati divisi in due panel. Il primo è stato moderato da Francesco Spagnolo, del direttivo Uxilazio, e ha visto la partecipazione di Daniela De Robert, componente del Collegio dell'Autorità Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, di Gustavo Eduardo Denis Sloges, giornalista sportivo audiovisivo venezuelano, di Nazifa Mersa Hussain, mediatrice culturale afghana, di Maurizio Lisanti e Gabriella Friozzi, che collaborano con Gocce di Marsala e l'Osservatorio di Strada. Infine, la testimonianza di Flavia Rizza, vittima di cyberbullismo, testimonial di una vita da social della Polizia di Stato. Il secondo panel è stato moderato da Giulia Pillucci, vicepresidente Uxilazio, con la partecipazione di Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, di Michele Sorice, professore ordinario di comunicazione alla LUIS, e della giornalista parlamentare Maria Zagarelli, vicepresidente del Consiglio di Disciplina dell'Ordine dei Giornalisti. Nel suo saluto, Guido Dubaldo, presidente dell'Ordine dei Giornalisti del Lazio, ha rimarcato l'importanza della formazione e del percorso intrapreso in collaborazione con Uxilazio. Il tutto mentre sullo schermo Walter Scarfò, Art Director Utopia, ha illustrato gli interventi attraverso delle elaborazioni grafiche. Connessa al corso valido per la formazione dei giornalisti, la giornata di domenica 20 maggio, con la messa presso il Centro San Lorenzo, presieduta da Padre Giulio Albanese, direttore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Roma, e concelebrata da Don Stefano Cascio. Poi la preghiera dell'Angelus in Piazza San Pietro per il Regina Shell insieme a Papa Francesco. Il giornalista deve essere sempre al servizio della verità e del bene comune, ha detto il Papa, chiedendo ai fedeli un applauso per i giornalisti, ringraziandoli per il loro lavoro. Due appuntamenti svolti in occasione della 57esima giornata delle comunicazioni sociali, che hanno visto la presenza della delegazione dei giornalisti cattolici di Viterbo. Lia Saraca, Roma, Diocesi Informa. La Chiesa Cattolica vive delle offerte dei suoi fedeli e con queste garantisce la carità ai più fragili, la sua opera pastorale e la manutenzione delle chiese e degli oratori. La pandemia, purtroppo, oltre agli effetti già visibili oggi, anche in futuro avrà effetti molto negativi sul valore della principale fonte di sostentamento, l'8 per mille. L'8 per mille è un sistema democratico dove però meno della metà dei contribuenti partecipa alla firma. Solo il 41,0% degli aventi diritto partecipa alla firma dell'8 per mille. Sono circa 16,8 milioni di contribuenti italiani che nel 2020 hanno firmato. Di questi, 12 milioni lo hanno fatto per la Chiesa Cattolica, pari al 71,7% dei firmatari. Questo risultato rappresenta certamente un attestato di stima e di fiducia. Il successo delle firme dell'8 per mille fa capire il consenso che anno dopo anno la nostra Chiesa raccoglie non solo tra i propri fedeli, ma anche tra molte persone che non professano né praticano la religione cattolica. Ma questo in futuro non sarà più sufficiente. Dovremo aumentare il numero delle firme al fine di garantire la missione della nostra Chiesa. Attualmente sono 31 milioni circa i contribuenti che devono presentare le dichiarazioni 7,30 e redditi e quasi il 55% firma per l'8 per mille. Ci sono però 10 milioni circa di contribuenti che non devono presentare la dichiarazione. Sono coloro che hanno il modello di certificazione unica, prevalentemente pensionati e lavoratori dipendenti, che non hanno spese da detrarre. Di questi, meno dell'1% firma. È un bacino molto ampio,
da cui poter attingere nuove firme e migliorare la percentuale dei firmatari attraverso una sensibilizzazione e promozione rivolta a tutte le categorie di contribuenti. Da una ricerca di mercato, inoltre, emerge che il 60% dei contribuenti non firma per dimenticanza, il 40% per scelta consapevole. In entrambi i casi è fondamentale il ruolo che svolge la comunicazione diretta sul territorio attraverso il porta a porta o il passaparola per ricordare l'importanza della firma, per dare le possibili motivazioni per farlo. È importante ricordare a tutti di firmare, garantendo ai potenziali firmatari la massima libertà di scelta. Firmare non costa nulla. Del resto, la promozione della firma è necessaria per i contribuenti che presentano la dichiarazione dei redditi con i modelli 730 e modello redditi. I CAF o i commercialisti spesso non danno la giusta importanza al meccanismo e tralasciano di rammentare ai contribuenti di apporre la firma sull'apposita scheda dell'8x1000. Questo fenomeno è ancora più evidente nelle dichiarazioni dei redditi presentate online. I contribuenti che non devono presentare la dichiarazione dei redditi ed hanno il modello CU. Spesso non sono a conoscenza, si dimenticano o desistono dal farlo perché la procedura è complessa. Ma è un loro diritto e dovere esprimere la scelta. Il nostro TG diocesano termina qui. Se volete inviare video, foto o contributi, potete farlo al numero WhatsApp 329 9512 890 oppure attraverso la mail in sovrimpressione. Vi ringraziamo per l'attenzione, appuntamento alla prossima edizione.